Bene signori, bentornati sul canale. Allora, i lavori procedono in maniera abbastanza tranquilla. La prima cosa che voglio andare a fare è ricoprire questa parete tutta quanta in legno, lasciando un bordo dietro in maniera tale che posso far passare i cavi per sistemare anche quella che sarebbe poi l'elettronica e tutte le prese da montare. La prima cosa che ho fatto quindi è andare a selezionare dai miei scarti, che poi non sono scarti, sono resti di altri mobili. Come vedete qui accanto a me, sto selezionando in questo momento quali andare a mettere nella parete, cercando di essere il più possibile uniforme e, se del caso, anche con i pezzi che ho, cercare di creare qualcosa di, definiamolo, artistico o perlomeno visibilmente bello. Bene signori, siamo arrivati al giorno dopo, come potete vedere dalla luce del sole. La notte porta consiglio, mi sono messo realmente a casa con carta e penna e foglio per elaborare al meglio come poter utilizzare questi pannelli di legno. Prima di continuare traccio una linea guida in maniera tale che faccio partire la parete di legno successivamente al mobile. Ok, facciamo così, cerco di spiegarvi meglio il progetto disegnandovelo. Siate clementi con il mio disegno, è giusto per farvi capire quello che andiamo a fare. Noi abbiamo una parete da ricoprire di questa grandezza, che sarà alta 1,10 m e sarà lunga 2,80 m. Giocando un po' a Tetris con le tavole sono riuscito a creare questo. Tirando dagli angoli faremo questi due lati qui. Forse così è meglio, ma per me da disegnare è praticamente impossibile. Sia sopra che sotto andremo a inserire i due lati del mobile, che sono alti rispettivamente e lunghi rispettivamente. Scusate, ho corretto il disegno così forse capite meglio. Che sono lunghi rispettivamente 2,05 m e alti 40 cm. Lo stesso si ripete sotto, quindi 40 per 2,05. Gli spazi vuoti in questo momento sarebbero 1, 2... e con la tavola bianca che andremo a mettere in mezzo qui ci ritroveremo uno e due spazi vuoti. La tavola bianca è grande rispettivamente, altezza 30, lunghezza 100 cm. Questo schema mi può anche venire utile quando andrò ad applicare i listelli sul muro, dove li dovrò andare ad applicare e come. Di sicuro ne servirà uno all'inizio per far tenere questi qua, uno in mezzo per far tenere qui, un altro qui, un altro qui, un altro qui. Dividerò a metà e ne metterò probabilmente un pezzettino qua e un pezzettino qua. Innanzitutto scusate se prendo spesso la telecamera in mano, ma gli spazi sono stretti e il miglior modo per mostrarvi tutto è prendere la telecamera in mano. So che forse può risultare un po' sballottato, ma in questa maniera vedete tutto chiaro. Il problema di quando si fanno questi lavori è che adesso devo andare a prendere il banco sega circolare, che come vedete è in una condizione un attimino estrema, e devo trovare pure un punto dove appoggiarlo. La parte difficile di questo lavoro qui è stato semplicemente cercare di fare meno tagli possibili per andare a rovinare meno possibile le tavole che già avevo pronte. Da questa tavola qua ci andiamo a ricavare queste due parti mancanti, che sarebbero i due laterali, che poi nient'altro è che la continuazione di questi altri due pannelli, perché di questi ne avevo tre. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è prendere le misure, dopodiché mettiamo un po' di scotch sopra, onde evitare che quando taglio salti.
Bene, 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 siamo addirittura di arrivo. Come avete visto, abbiamo preparato già lo scasso sia per l'interruttore, che lo sposterò da qui a qui. E come avete visto, c'è lo scasso pronto per portare avanti lo stozzo. Sì, come avete visto, ho modificato un pochettino la struttura sotto di questi paletti che avevo deciso di andare a mettere, perché praticamente ho notato che fletteva un pochettino, quindi meglio dargli resistenza. Lo spazio vuoto che si va a creare dietro, tra il muro, come si vede passa la mano, mi servirà per far passare, per l'appunto, cavi e quant'altro, per andare a creare tutta questa struttura, perché non è finita qua. Fatto pure questo, abbiamo finalmente finito la parete. Eccola qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Questo è stato proprio un inizio. Qui vedete che un po' si vede così male, ma adesso ci finirà il tavolo davanti e tutto scomparirà. Quanto sono fiero di questo lavoro. Niente di chissà che, però è l'inizio di tante, ma tante altre cose. Quindi fatto questo, ho fatto tutto. Signori, ci vediamo al prossimo video. Ora non mi resta altro che pulire tutto il caos. E che cosa non c'è. All'opera. Ciao.